Ciao a tutti ragazzi YouTube, sono Alenus2 e oggi vi spiegherò come creare un server di Minecraft con Craft Bucket, quindi in bucket con Amaci. Senza Amaci, lo stesso faccio, però lo spiego dopo che faccio con quello di Amaci. Allora, prima di tutto bisogna scaricare, adesso prendo da qua perché è inutile che lo scarico, craftbucket.jar. Che lo spostiamo immediatamente sul desktop. Incolla. Allora, vi spiego dove si va. Si va da qua. Si fa back, download. Si scrive download craft bucket 1.4.7, eccetera. E cliccate qua. E scaricate questa qua, se non sbaglio, la 2000, infatti questa qua. Vi scaricate l'ultima, oppure se proprio volete anche questa qua, la 1.0, la R1.0, che è la recommended build. Poi c'è la development build. Anzi no, fate prima scaricare da qua che forse è meglio. Comunque, vi metterò il craft bucket in descrizione con Mediafire. E mi metterò perché è difficilissimo trovare anche lo start.bat, sia 32 sia 64 bit. Copia, incolla. Allora vi dico una cosa, io vi faccio vedere prima questa cosa. Lo start.bat l'ho trasformato in questo modo. Notepad. Ecco qua. Che in pratica lo start deve riconoscere il craft bucket scritto in questo modo. Potete vedere? Ecco qua. Aspetta che ho finito, ecco. In questo modo, quindi dovrete rinominare Craft Bucket proprio così. Perché quando ve lo scarica ci sarà scritto Craft Bucket R10, voi rinominatelo con scritto Craft Bucket normale. Poi ci scarichiamo Amaci, sempre da Google, download Amaci. Cliccate sul primo, quello Amaci and Softonic, andate su quello, oppure su questo qua, su questo sito qua. Tutto in descrizione ovviamente. Crea nuova rete. E di rete mettete tipo, in questo caso, Alem server, la password, quella che volete voi. Ecco. Ecco qua la rete. L'IP sarà questo qua. Si fa così, copia indirizzo IPv4 però. E ce lo teniamo per dopo. Adesso apriamo la cartella server tutorial YouTube. Io l'ho creata così, vabbè. Mettiamo questi file dentro. Craft bucket. Clicchiamo due volte sopra. E si creeranno delle cartelle. Eccole qua. Eccole qua. Stanno creando piano piano. Ok. Allora, per configurare si andrà qua. Io lo edito con Notepad perché con il blocco note non mi piace come me lo fa visualizzare. Ecco qua. Allora, mettete questo qua. Se tu hai dei diritti di volo, ovviamente, se mettete false, comunque chi ha luck può volare. Se non mettete i plugin, server port lasciate così. Level type default, level seed default. Cioè questo qua, server IP, dato che è Amaci bisogna mettere, no, 20, anzi facciamo così, vedete, copiate l'IPv4 che sarebbe quello di Amaci, questo qua saranno gli NPC, sono quella specie di umani, la waitlist sarebbe, cioè blocca l'entrata di persone che non sono, che tu non conosci, quindi tu se metti true, poi vai sulla cartella qua, whitelist. Eccola, scrivete il nome del tuo compagno. Vabbè, non capisco che succede. Comunque, scrivete il nome del vostro compagno e soltanto lui potrà entrare. L'hardcore, se volete una modalità difficile, però non serve. Texture pack non serve. Online mode mettete false, se no non potete entrare.
O meglio, non posso entrare chi non è premium. Game mode 0. Se mettete 1, o se mettete 1 sarà, cioè che il server sarà in creative. Max player mettete in base alla vostra connessione, io metto 10. Spawn mob, spawn monster mettete 2, che sarebbe che in pratica lo spawn dei mostri si può ci deve essere lo spawn dei mostri. Questo sì, questo sì. E il mod sarebbe il messaggio del server. Io metto tipo server tutorial Minecraft chiudete, salvate. I plugin ovviamente poi li mettete voi, io vi consiglio questi qua. I principali sono Essential, Word Edit, Faction, insomma quelli là sono quelli fondamentali per il server. Io però ho tutti questi qua, sono plugin l'anti-cheat anche comunque. L'outme, il cesto, il chest shop, ce ne sono tantissimi che sono importantissimi. Io questi plugin li userò per un server dedicato che farò in futuro. Appunto per tutti quanti e principalmente anche per voi di YouTube. Bene, apriamo Minecraft. Io lo edito con Game Booster perché così va meglio. Gli FPS, eccetera. Ecco qua. Multigiocatore. Aggiungi server. Si fa così. Scusa il telefono. Copia. Che cacchio. Aspettate che non copia. Copia indirizzo. Ta. Ta. Fatto. Aspettate. Ok, allora il server si è creato. Purtroppo io con il fatto che ho uso, cioè io non uso Amaci. A voi, come per il passaggio che ho fatto io, a voi funzionerà sicuramente il server. Se avete problemi, ovviamente inviate un messaggio. Mentre a me non funziona perché io non uso Amaci e quindi ho dovuto aprire le porte del router e in automatico si collegano all'indirizzo IP senza Amaci. Quindi cioè questo è il mio IP. E quindi quello di Amaci a me non funziona. Quindi posso anche eliminarlo. Quindi non preoccupatevi. Non preoccupatevi, questo è il tutorial per fare un server Minecraft con Amaci. E invece per invece se lo volete fare non Amaci, ci sono due modi. Per chi ha FAFSA bisogna andare sulla MyFAST page. E invece per chi non ha FAFSA bisogna fare 168 192.168.1.1 8.1.1 e vi porterà una pagina dove voi configurerete il vostro modem aprendo le porte, eccetera. Bene, allora penso di stoppare quel video. Spero che vi sia piaciuto. Vi ripeto che a me non funge il server perché io non lo uso Amaci, quindi in automatico mi porta sulla porta, cioè mi porta, mi accende il server senza Amaci, quindi non preoccupatevi. Ci vediamo alla prossima e al prossimo video, ciao ragazzi!